Ciao bambini, come state? Io sono Monica e come sapete ogni giorno vi leggo una piccola storia, così se volete poi potete mandarci un messaggio con l'aiuto degli adulti di casa al 339-266-3825, meglio se ci raccontate quali emozioni vi ha dato questa favolina che sto per leggervi, oppure ci potete mandare un bel disegno a mattinolombardia@radiolombardia.it. Siete pronti per la fiaba del giorno? Beh, vi racconto una storia che si chiama La lepre e la tartaruga. La lepre un giorno si vantava con gli altri animali. Nessuno può battermi in velocità, sono velocissima, velocissima, mi alleno tutti i giorni, velocissima, diceva. Sfido chiunque a correre con me. La facciamo una gara, la facciamo una gara, sono velocissima, sono velocissima. La tartaruga, con la solita calma, disse: beh, sai che c'è? Accetto la sfida. Oh! Accetta la sfida! Questa è buona! Lei accetta la sfida! La tartaruga vuole accettare la sfida, vuole correre insieme a me, la lepre! Io mi alleno tutti i giorni, corro tutti i giorni, sono velocissima, sono velocissima! Esclamò la lepre e continuava a ridere, a ridere, a riderti. Non vantarti prima di aver vinto, replicò la tartaruga con la solita flemma. Beh, vuoi fare o no questa gara? Va bene, rise la lepre pensando di avere già la vittoria in tasca. Così fu stabilito un percorso e dato il via. 3, 2, 1, via! La lepre partì come un fulmine. Sono velocissima, si diceva, sono velocissima. Mi alleno tutti i giorni, vinco io. Lei rimarrà indietro tantissimo e non la vedo neanche più. Quasi appunto non la vedeva più, tanto era già lontana. Poi si fermò e per mostrare il suo disprezzo verso la tartaruga si sdraiò addirittura a fare un sonnellino. Tanto lei è lenta, non mi raggiungerà mai. La tartaruga intanto camminava, è vero, con grande fatica, un passo dopo l'altro. Oh issa, oh issa, oh issa, oh issa. E ogni tanto si fermava anche per riposare, perché aveva il suo guscio molto pesante sulla schiena. E quando la lepre però si svegliò, la vide che invece era già vicina al traguardo e si stupì moltissimo. Ma come? Ho dormito così tanto? Lei sta battendo il traguardo! Allora si mise a correre con tutte le sue forze. Io sono la più veloce, io devo vincere! Ormai era troppo tardi per vincere la gara. La tartaruga allora, sorridendo, disse: non serve correre, ma bisogna partire in tempo. E allora la tartaruga arrivò per prima al traguardo e vinse con gli applausi degli altri amici del bosco. Brava! Vinto la tartaruga! E questa era la favolina di oggi. Allora, perché non provate a fare un disegno, come vi dicevo, e ce lo mandate a mattinolombardia@radiolombardia.it, oppure mandate un messaggio vocale 339-266-3825. Quale può essere l'insegnamento da trarre dalla storia della lepre e la tartaruga? Mai sottovalutare gli amici e prenderli in giro è sconsigliato, piuttosto aiutarli a stare al passo.